Cosa emerge dall'ultima mappa del risparmio gestito? 954 miliardi di euro. A tanto ammonta il patrimonio gestito dall'industria della gestione alla fine del mese di giugno. Tale patrimonio rappresenta circa il 30% del portafoglio finanziario delle famiglie italiane. La raccolta netta nel mese è stata negativa per 4 miliardi e 600 milioni. Come è distribuita la raccolta nel mese di giugno? La raccolta negativa si è distribuita tra i fondi aperti, che hanno subito riscatti netti per 1 miliardo e 800 milioni, le gestioni patrimoniali retail, che hanno subito riscatti per 1 miliardo circa, i mandati istituzionali, riscatti per 1 miliardo e 600 milioni circa, mentre i fondi chiusi, in particolare quelli immobiliari, non hanno fatto segnalare flussi. Per quanto riguarda i fondi aperti, che cosa possiamo segnalare? Il dato dei fondi aperti, raccolta negativa per 1 miliardo e 800 milioni, è sostanzialmente in linea con quello che si è registrato nel corso degli ultimi mesi. Si consideri che nei primi sei mesi del 2012 il dato di raccolta dei fondi aperti è negativo per 5 miliardi circa. Questo dato va tuttavia confrontato con un dato ben peggiore che ha caratterizzato i fondi aperti nel corso della seconda parte del 2011, quando i deflussi hanno raggiunto la quota record di 27 miliardi di euro. A cosa attribuisce questo rallentamento dei flussi? Uno dei motivi di questo rallentamento dei flussi che ha caratterizzato il collocamento dei fondi sono sicuramente gli interventi della BCE, che hanno consentito di allentare la pressione delle banche sugli sportelli col fine di raccogliere denaro fresco a favore delle banche. Questo ha quindi consentito alle banche e agli sportelli di tornare a collocare prodotti di risparmio gestito e quindi anche i fondi comuni. Un suggerimento per chi volesse approfondire questi dati? Questi dati, quelli relativi al mese di giugno e anche a tutti quelli dei mesi e trimestri precedenti, sono disponibili sul sito assogestioni.it nella sezione Dati.